Fatto l'arte del restauro, quindi l'arte del restauro mi permette anche di conoscere il materiale per poter dipingere e quindi insomma ho fatto l'arte del restauro mobili antichi. Poi naturalmente mi sono trovato molto nel mio mondo dipingendo tele e fogli, scarabocchiando, ecco, già da quando avevo l'età di 5 anni scarabocchiavo, quindi è la mia arte, il mio mestiere, ecco. Osservando questi dipinti non c'è un tema unico, ti piace spaziare? No, beh, guarda, i temi sono io amo molto la marina, paesaggi marini, perché amo molto il mare, però spazio in vari discorsi, ecco, i cavalli, mi richiedono molti tanti cavalli e faccio cavalli, ho anche avuto cavalli in passato, quindi sono innamorato di questa razza. Ma più che altro quello che voglio dire è l'arte bisogna, ecco, condividerla, perché nel momento in cui io mi emoziono a farlo, vorrei far emozionare anche altre persone, ecco, quindi non tenerlo per me. Quello è il mio obiettivo, poi il resto è uguale. Per emozionare un visitatore bisogna essere bravi artisti o il visitatore che deve avere una predisposizione alla sensibilità? Beh, anche il visitatore deve avere una certa sensibilità, certo, deve avere un interesse, però è importante, ecco, che anche l'artista deve cogliere il momento giusto per poter dare questa emozione, ecco, questa sensibilità che l'artista stesso mantiene nel momento in cui fa un'opera, ecco. Da qui a lunedì 16 la mostra di pittura cosa ti prometti di dare? Permette di far vedere intanto queste esplosioni di colori che uso, che è molto particolare, delle sculture e poi dei discorsi molto particolari che faccio su fogli di pergamena con fondi di caffè, di vino, zafferano, quindi anche un discorso per un ghetto, ecco, alla portata di tutti, ecco. Non è più una tela, ma è semplicemente un foglio di pergamena dove vado a fare un altro tipo di discorso.